Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Ultimamente abbiamo parlato di film anime, con la top 10 e la tier dedicata ai lavori dello studio Ghibli. Ogni settimana parliamo di manga tra grandi opere e nuove uscite. Però era da un po' che non riportavo qui sul canale una serie anime, addirittura dal video dedicato allo straordinario Ranking of Kings. Quindi eccoci qua, torniamo a parlare di una serie. Nello specifico, una serie che volevo consigliarvi da tanto tempo perché personalmente la trovo tra i prodotti più sottovalutati e ingiustamente meno conosciuti tra quelli usciti negli ultimi anni. Una serie che tra l'altro ci dà modo di tornare a toccare un genere che so essere amato da molti, me compreso, quello sportivo, lo Spokon per i manga. La serie in questione è Tsurune, un anime dedicato all'affascinantissimo Kyudo, il tradizionale tiro con l'arco giapponese. Prima di scendere nello specifico però, di vedere che cosa vuole raccontarci Tsurune, dobbiamo dare un paio di coordinate sull'opera, perché al contrario di quello che si possa pensare, non si tratta di una sceneggiatura originale, nonostante questa volta non ci sia un manga alle spalle. Tsurune nasce infatti nel 2016 come serie di light novel, ovvero sia di romanzi illustrati, nati a loro volta dalla narrazione di Kotoko Ayano e dalle illustrazioni di Shinatsu Morimoto. Light novel pubblicata da Kyoto Animation, rinomato studio d'animazione della prefettura di Kyoto, che molte volte ha optato per questa strategia commerciale, tra virgolette, ovvero sia pubblicare light e visual novel e curarne poco dopo la trasposizione animata. Posso farvi decine di esempi, il più famoso è sicuramente Violet Evergarden. Ma Kyoto Animation non è solo questo, perché al di là della questione light novel, negli anni lo studio d'animazione ha dato alla luce prodotti animati di altissima qualità, come il famosissimo A Silent Voice, La forma della voce, film che, vi dico la verità, non ho amato particolarmente, ma al quale bisogna riconoscere una qualità media nelle animazioni, nei soggetti, negli sfondi, molto alta. Insomma, Tsurune ha alle spalle una produzione di tutto rispetto. Questo si percepisce nella serie? Assolutamente sì. Tsurune è un anime animato veramente bene e veicolato a un character design semplice ma eccezionale. Il tutto poi raccontando una storia sicuramente ispirata ad altre opere, si tratta pur sempre di uno Spokon liceale, ma che è anche una nota di novità, di freschezza, data sicuramente dalla disciplina attorno a cui ruota, il Kyudo. Sì, perché se il mondo manga ha accarezzato più volte l'arte del tiro con l'arco giapponese, il mondo anime non troppe. Detto questo, direi che è il momento di andare nello specifico. Ma prima una brevissima guida per recuperare la serie. Tsurune conta attualmente una prima stagione in 13 episodi, un episodio special che su Crunchyroll trovate semplicemente come 14° episodio della prima season, e una seconda stagione dal titolo Tsurune, il tiro che unisce, anch'essa in 13 episodi, questa volta disponibile su Prime. Tra le due serie ha visto la luce anche un film, Tsurune The Movie, che è una sorta di compendio della prima stagione. Ok, concluso il momento televendita, evitando spoiler e limitandoci soltanto al contenuto dei primi due episodi della prima stagione, vediamo cosa vuole raccontarci Tsurune. Minato Narumiya è questo il nome del protagonista della nostra storia. Minato è un ragazzo all'apparenza come molti altri, un ragazzo un po' schivo, calmo, quieto, metodico. Minato però nasconde una passione che potremmo definire totalizzante. Lui vive per il Kyudo, il tradizionale tiro con l'arco giapponese. Sono le primissime scene del primo episodio a mostrarci il momento in cui Minato è rimasto folgorato da questa disciplina, da quest'arte secolare. L'approccio è arrivato grazie a sua madre, che da piccolo l'ha portato ad assistere ad una gara di Kyudo, un momento che l'ha segnato indelebilmente. In particolare, il piccolo Minato è stato folgorato dallo Tsurune, il suono prodotto dall'arco nel momento esatto in cui scocca la freccia. È un istante rapidissimo, ma è anche un atto catartico, è l'apice della preparazione del Kyudoka, e Minato se ne innamora istantaneamente. La scena che lo mostra è semplice, veloce, ma anche molto bella e molto delicata. Tsurune, di cui ora conosciamo anche il significato del titolo, è un anime delicato. Ma noi facciamo un passo avanti di qualche anno. Minato frequenta le scuole medie ed è ormai a tutti gli effetti un kyudoka, un praticante di kyudo, ed è anche molto bravo, è una promessa dello sport. Eppure sta per succedere qualcosa che cambierà quasi irrimediabilmente il suo rapporto con il tiro con l'arco. Un incidente non meglio specificato all'inizio che porterà Minato a lasciare, a mettere da parte la disciplina a cui ha dedicato gran parte della sua vita fino a quel momento. Questo è il quadro che ci troviamo davanti all'inizio della serie. È tutto molto fumoso, molto incerto, ma la narrazione non si perde in chiacchiere e procede spedita nel racconto della vita di Minato. Siamo arrivati al suo primo giorno di liceo, momento in cui la nostra storia inizia a tutti gli effetti. Minato si è iscritto
iscritto al Kazemai, un buon istituto, una buona scuola. E non è solo. Con lui c'è Seiya Takehaya, un amico di vecchia data di Minato, un ragazzo che sembra conoscere bene il nostro protagonista e sembra tenere molto a lui e soprattutto un praticante di Kyudo. Ma non finisce qui, perché i due, il primo giorno, rincontreranno un vecchio compagno dei tempi delle elementari, Ryohei Yamanuchi, un ragazzo solare, vivace, caratterialmente un po' antitetico rispetto a Minato e anche lui, seppur alle prime armi, un praticante di Kyudo. Ed è proprio nel momento in cui Minato e Seiya rincontrano Ryohei che i tre vengono avvicinati dal professor Tomio Morioka, che ha una richiesta particolare. Per usare le sue stesse parole, una missione di vitale importanza che richiede l'aiuto dei tre ragazzi. Così, incitati da Ryohei, Minato e Seiya seguono il professore che li conduce nel dojo, nella palestra di Kyudo del Kazemai. Un luogo che purtroppo negli ultimi anni è rimasto disabitato, non avendo avuto l'istituto nessun membro iscritto al club di Kyudo. La missione quindi è molto semplice, far rinascere il club di tiro con l'arco della Kazemai. E questo momento è un crocevia fondamentale. È la prima vera apertura che la storia fa nei confronti del suo protagonista. Sono infatti queste brevi scene a fornirci due informazioni fondamentali. In primis si conferma la volontà di Minato di lasciare il Kyudo. È emozionato quando entra nel dojo e vede gli archi, è quasi impietrito ma è anche profondamente turbato. È evidente che il motivo che lo ha spinto a lasciare il Kyudo sia forte e che crei nel ragazzo un conflitto profondo. E infatti, se Seiya e Ryohei accettano subito di entrare a far parte del club, Minato no. La seconda informazione è invece anche peggiore. È infatti nel dialogo tra Ryohei, il professore, Seiya e Minato che scopriamo che quest'ultimo, in sesta elementare, ha perso sua madre. Un evento che ovviamente lo ha segnato indelebilmente e che regala al personaggio una profondità molto più ampia di quello che si potesse pensare. Sembra di essere arrivati ad un punto morto della storia, eppure è ovvio che la svolta è dietro l'angolo. Minato, infatti, in modo anche un po' casuale, fa la conoscenza di un personaggio che si rivelerà fondamentale. Masaki Takigawa, un arciere esperto che incontra una notte mentre intento ad allenarsi nel dojo del santuario shintoista di cui è anche sacerdote. La sua tecnica è eccezionale, ha un'apertura che Minato non ha mai visto e ne rimane estasiato, e tra i due nasce subito un ottimo rapporto, un rapporto quasi tra maestro e allievo. Ma è un particolare a cambiare definitivamente la storia e a riportare Minato sulla via del Kyudo. Anche Takigawa è stato colpito dallo stesso male che ha spinto Minato a lasciare il tiro con l'arco. Ed ecco quindi che finalmente il problema ci viene svelato. Minato soffre di Hayake. Non è una malattia, non è un problema irrisolvibile, ma per un Kyudoka è una barriera ed è anche molto alta. L'Hayake potremmo banalmente definirlo come il rilascio prematuro della freccia. Ovviamente non è così semplice, questo è solo il risultato. È una condizione dovuta a diversi fattori, psicologici, fisici, neuromuscolari. Però vi dico la verità, da completo ignorante in materia, nonostante l'anima riesca a spiegare quanto possa essere limitante e difficile da affrontare, non ero completamente soddisfatto della spiegazione. Mi sono andato ad informare ed ho scoperto che effettivamente l'Hayake è un problema serio per un arciere. Rientra tra i quattro maggiori disturbi che possono colpire un Kyudoka, assieme al Motare, l'incapacità di lanciare la freccia quando lo si vuole, il Biku e lo Yusuri, legati al tremorio nel momento di mira o di tiro. Insomma, il problema per Minato è serio, ma grazie all'enorme esempio di Takigawa, che userà le parole perfette con lui, e all'aiuto dei compagni, Minato rivedrà la sua decisione. Entrerà nel club di Kyudo. Club che nel frattempo ha colto i definitivi personaggi che si sommano a Ryohei e Seiya. Personaggi che si riveleranno centrali nel corso della serie e a cui saranno dedicati interi episodi. Nello specifico parliamo di altri due ragazzi e tre ragazze. Il club di Kyudo è al completo. Ragazzi, non posso proprio andare oltre per ragioni di spoiler, vi basti sapere che questo è solo il punto d'inizio di una storia molto più avvincente e soprattutto molto più profonda. Ovviamente, per sua stessa natura, Tsurune è un anime che segue un pattern che più o meno conosciamo, quello di molti anime e manga sportivi, liceali, ovvero sia il racconto dell'ascesa del club, cosa che può avvenire attraverso tornei dimostrativi, regionali, fino ai tanto agognati nazionali. Però, come dicevo prima, Tsurune riesce anche a portare una ventata d'aria fresca, e ciò lo si deve soprattutto allo sport a cui è dedicato, il Kyudo. Ragazzi, sarà anche che non è una disciplina tanto conosciuta da noi in Occidente in generale, ma scoprirla attraverso l'anime è stato magnifico. La serie non la banalizza, anzi, Tsurune non si limita al semplice atto dello scoccare la freccia, ci mostra il Kyudo nella sua complessità, ed essendo una forma di Budo di via marziale, come tante altre arti giapponesi, ha tutta una componente di ritualità che va osservata obbligatoriamente. Dalla
l'estizione dell'Hakama, alla scelta dello Yukage, il guanto con cui si tira, fino ad arrivare ai movimenti con cui un Kyudoka deve approcciarsi alla posizione di tiro. E questi sono solo input, c'è tanto altro. C'è il dojo, la cura del dojo, questi archi colossali, veramente c'è tanto. E questo aspetto, tra l'altro, condiziona anche un po' il tono dell'opera. La stessa quiete che va rispettata nel dojo, nelle gare, si rivede implicitamente nei personaggi, nel ritmo e appunto nel tono. Non aspettatevi il classico anime sportivo che parte a razzo e va alla velocità della luce tra tornei, giocate, tecniche. No, Tsurune si prende il suo tempo e non esce mai dai suoi binari. Certo, troverete anche qui personaggi un po' polarizzati, abbiamo quello un po' tsundere, l'avversario freddo imbattibile, il casinista, ma è tutto fatto in maniera naturale, senza gag, senza eccessi, cosa che tra l'altro rende molto più semplice empatizzare con i personaggi, che in questo modo risultano molto più reali. E infatti Tsurune calca la mano su questo aspetto. Quando può, la serie entra nella vita dei personaggi che la popolano, e anche qui lo fa in maniera molto delicata. Cerca di mostrarci i legami tra i vari protagonisti, cerca di indagare le loro vite, e molte volte cerca anche di mettere in dubbio il loro rapporto con il Kyudo. Se dovessi proprio fargli le pulci, ammetto che a volte si perde anche un po' troppo in questo scavare a forza nei personaggi, ma è un compromesso a cui si scende senza sforzi, ed è anche un aspetto che ho visto gestito meglio nella seconda stagione. Anche perché, devo dire la verità, molte volte le storie che vuole raccontare non sono banali, in particolar modo quelle che riguardano il nostro protagonista. Minato è un personaggio che all'inizio potrebbe sembrare un po' spento, un po' piatto, ma che andando avanti si rivelerà eccezionale. Il suo processo di guarigione dalla Yake non sarà solo sportivo, ma sarà anche mentale. In questo Tsurune è davvero un racconto di crescita che riesce anche a intersecare con la vita del protagonista i personaggi che di tanto in tanto verranno introdotti, che siano amici d'infanzia di Minato, Kyudoka con cui ha avuto a che fare in passato e che poi ritrova come rivali. Ma vi ripeto, non è tutto qui, non è tutto incentrato esclusivamente sul protagonista. Ogni personaggio della Kazemai nasconderà altro. E non solo. Tsurune non mancherà di farci viaggiare nelle vite dei Kyudoka esterni alla scuola, i Kyudoka rivali. Tra l'altro rivali spesso solo sulla carta. Il Kyudo è uno sport, anche nella sua componente più agonistica, che si pratica pur sempre in una sorta di sfera individuale. Sì, l'esito delle gare dipende dal team che mette a segno più centri, ma nell'atto, alla fine, sei tu, la tua squadra, il tuo arco, il tuo bersaglio. Nient'altro. Non c'è contatto, non bisogna ledere o sovrastare l'avversario. Cosa che Tsurune gestisce alla perfezione e riporta anche fuori dal dojo. I rapporti tra rivali saranno spesso distesi e tutt'altro che conflittuali. Certo, c'è quella sana vena di competizione, ma non si esagera. Tutto questo poi, come vi dicevo in apertura di video, viene raccontato attraverso una qualità tecnica impressionante. Non dovete aspettarvi scene o animazioni fuori di testa, anche se a volte sono fatte veramente bene. È la qualità media a colpire. Tsurune non è un anime che risparmia da una parte per concentrarsi su un'altra, cosa che tra l'altro io personalmente odio negli anime contemporanei in cui puoi contare le scene con e senza budget. Tsurune va in tutt'altra direzione, fortunatamente per me questo è un pregio assoluto. È un anime con pochissimi cali che fa letteralmente immergere lo spettatore nel mondo che vuole raccontare. Ragazzi, questo era quello che avevo da dire su Tsurune. Sono veramente contento di aver portato finalmente questa piccola perla sul canale. Magari torneremo a parlarne nel caso venisse annunciata una terza stagione. Io spero di avervi incuriosito e di aver avvicinato qualcuno di voi a una serie che ho davvero amato, vi dico la verità. Ovviamente anche lei ha i suoi difetti. Se dovessi citarne uno su tutti, una gestione del ritmo un po' precaria. Tende a rallentare troppo in alcune parti e invece a velocizzare momenti che andrebbero raccontati con più calma. Ma ci si passa tranquillamente sopra, almeno a me non ha mai fatto scendere l'attenzione. Detto questo, io vi ringrazio di avermi seguito fin qui. Vi ricordo che in descrizione trovate tutte le pagine social, dategli un'occhiata perché si parla ogni giorno di tanti manga e anime che non ho proprio modo e tempo di portare qui sul canale come si deve. Cosa più importante però, iscrivetevi al canale, siamo quasi 5.000, il vostro supporto è vitale. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video.